Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Maria disse: L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. E santo è il suo nome, di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. L'incontro tra la giovane Maria ed Elisabetta è un evento di grazia e di benedizione. L'anziana parente, ricolma di Spirito Santo, riconosce in lei l'opera di Dio. Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. La risposta di Maria potrebbe sembrare una frase di presunzione e superbia. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. Invece lei non si sente grande. Dio è grande, onnipotente. Grandi cose sono quelle che si stanno compiendo, perché quel bambino che lei porta nel grembo è Gesù, il Salvatore, che viene a donare la misericordia, soccorrendo gli umili e i bisognosi, secondo le promesse fatte ad Abramo e ai suoi discendenti. Maria rimane l'umile serva di Yahweh, serva nel senso biblico del termine, cioè completamente al servizio di Dio. La vera umiltà è quella di chi si mette al servizio di Dio per il bene del prossimo, di chi, pur riconoscendo i propri limiti, accetta di collaborare al progetto divino e si impegna quotidianamente. La falsa umiltà è quella di chi dice «non so fare nulla», in realtà si tira indietro per non voler fare niente. Maria aveva chiesto all'angelo Gabriele: com'è possibile che avvenga questo? Non per rifiutare la volontà di Dio, ma per capire meglio come fare. Ed infatti conclude dicendo: Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Umile, consapevole e volenterosa. Anche noi vogliamo essere così.